Buonasera, oggi è 4 ottobre 2013, benvenuti alle trasmissioni, alla serata di trasmissioni di Liberi TV. Io sono Gianni Colaccione e cominciamo con l'editoriale, la virgola, il direttore. Torniamo alla virgola, il direttore in versione monologante, anche un po' delirante, ammetto. Commentando una notizia di cronaca, la cronaca spesso ignorata, che invece penso sia, non sempre, ma a volte sia, al di là delle strumentalizzazioni, la misura delle condizioni civili di un paese e del suo popolo. Oggi commentavo una notizia che secondo me risponde proprio a questo tipo di a questa tipologia. La notizia è sulle prime pagine di ogni giornale italiano e anche di altri paesi. Si tratta del naufragio di un barcone di migranti avvenuto questa mattina nelle acque limitrofe all'isola di Lampedusa, in particolare vicino all'isola dei Conigli, un lembo di terra più vicino alla Tunisia che all'Italia, e che per questo di fatto è un ponte sulle rotte della migrazione proveniente dal Nord Africa verso l'Italia. Su questo barcone, partito niente po' di meno che dalla Libia, pare ci fossero 500 persone provenienti da Eritrea, Somalia, molti bambini. Spesso è proprio il desiderio di poter realmente assicurare loro una vita migliore della propria che determina i genitori a compiere questi viaggi che finiscono per essere purtroppo molto spesso degli inconsapevoli suicidi. Esseri umani in fuga da condizioni di vita ai limiti, spesso sotto i limiti della sopravvivenza, in fuga da scenari di guerra che spesso non hanno l'onore delle cronache perché divenuti stati permanenti di carneficine tra bande che comunque non risparmiano le popolazioni civile, ignorati anche perché le collocazioni geopolitiche ed economiche non hanno promosso questi paesi al rango di crocevia degli interessi internazionali delle grandi potenze. Ma è anche da dire che a volte è vero il contrario, cioè che spesso l'umanità si fa scivolare addosso genocidi che si svolgono in stati da sempre importanti, anzi forse certa indifferenza, è proprio perché sono troppo importanti, per esempio come accade per la Siria. Tornando al fatto, ancora i particolari non sono completi. Pare che sia stato un incendio a bordo di questo barcone. Qualcuno dei superstiti pare abbia raccontato che sia stato acceso un fuoco di proposito per farsi notare da qualcuno grazie al fumo e poi il fuoco si sia propagato determinando morte e panico. E qui che è successo? Centinaia di persone sono finite in mare, molte di loro moriranno in breve tempo, mentre il barcone finisce per bruciarsi e inesorabilmente poi inabissarsi anche lui. Provare a immaginare per un attimo questa sequenza di fatti, come diciamo proprio immaginare come se fosse un film, ecco, mi trasporta veramente in una specie di tunnel dell'orrore. Ma a cosa accade in questo momento? Probabilmente la colonna di fumo che tinge il cielo, un fumo frutto della combustione di legno e di corpi umani, si fa notare da alcune barche e pescherecci in zona. Non vi è copertura per i telefonini, quindi non ci sono cellulari con cui poter avvertire. L'unica speranza di aiuto proviene proprio da quel fumo, al contempo origine della disgrazia e possibilità di salvezza. Alcuni migranti superstiti hanno raccontato che qualche peschereccio in zona è passato e non si è fermato. Intanto alcuni di loro morivano. Teniamo presente che quasi nessuno, cioè è raro che appunto persone provenienti da quelle zone sappia nuotare. È una questione di minuti, di attimi. Quindi all'orrore degli eventi si aggiunge orrore umano, che con termini abbastanza scarni si potrebbe definire un'omissione di soccorso, ma sarebbe un termine parzialmente rappresentativo della situazione. Perché in realtà l'Italia ha partorito una diabolica fonte di motivazioni a realizzarsi questa omissione. Una legge del 2002, detta Bossi-Fini, regola la materia dell'immigrazione, prevedendo
prende il nome dai primi firmatari. Bossi, Umberto Bossi, leader della Lega, partito che inneggiava la secessione del nord dal resto dell'Italia, e Fini, leader di un partito chiamato Alleanza Nazionale. Quindi a costoro, in qualche modo, l'onore di essere i primi firmatari di una legge che dovesse regolare l'immigrazione. Questa legge, peraltro, prevede la possibilità di respingimenti in mare, e nel 2009 questa legge è stata affiancata all'invenzione di un reato di immigrazione clandestina, un'invenzione che all'epoca fu criticata anche da un leader della destra come Mirko Tremaglia. Ed ecco il punto. Questo reato ha comportato che in passato dei pescatori che hanno aiutato dei migranti in difficoltà, probabilmente salvando loro la vita, siano stati processati, come ricorda Giusy Nicolini, sindaco di Lampedusa, ai microfoni di Radio Capital. E questa è la testimonianza quindi di un amministratore, ma io cercando ho trovato anche delle testimonianze di qualcuno appunto che rappresenta il distretto pesca di Mazara del Vallo, Giovanni Tumbiolo, interpellato da TM News. E vi voglio leggere quello che ha detto. La legge del mare è la legge dell'uomo ed è la nostra legge. Lo scriva per favore, dice appunto il giornalista. Ma noi spesso siamo costretti a voltare le spalle a chi ha difficoltà in mare perché dobbiamo salvare le vite dei nostri figli. Ci sono in gioco le vite di queste persone che sono nostri fratelli, ma ci sono in gioco anche le vite dei nostri figli. E continua, aggiunge. Siamo marinai generosi e in questi anni abbiamo salvato centinaia di vite nel soccorso in mare. Non c'è bisogno di dirlo, lo sanno in tutto il mondo che siamo marinai generosi, ma qui non ci sono regole. Lo Stato e l'Unione Europea dove sono? Pensano tutti che siamo dei comandanti schettino, a cui chiedere di fare cose che comportano rischi e anche danni economici ingenti. Allora non importa niente. Sapete quante aziende sono fallite? Quando soccorriamo immigrati sui barconi in difficoltà, prosegue, la capitaneria ci ordina di entrare in porto a Lampedusa anche con il mare Forza 7. Lo sapete cosa significa? Ci sono motopesche che hanno avuto danni ingenti e poi l'attività è fallita. Insomma, un intrico di norme spesso velleitarie che sono alla fine efficaci solo a promuovere di fatto l'interesse a girarsi dall'altra parte. Norme la cui eliminazione ovviamente non risolverebbe il problema immigrazione, ma certo perlomeno eliminerebbe questi parossismi. I migranti come pericolo da cui difendersi, ecco la ratio alla base di questo tipo di legislazione. Peraltro sotto osservazione criticata da Mario Marazziti, deputato di Scelta Civica, il cui leader Mario Monti, che avete visto in un'intervista andata in onda poco prima di questo editoriale, Mario Monti, non riesce appunto a dare una risposta ai giornalisti, una risposta alla domanda sull'opportunità di una modifica o di un'abrogazione di questa legge. Ora, si può non dare risposta, certamente, ovviamente, però è ovvio che in una temperie simile, subito dopo, un disastro simile, una domanda simile meriterebbe una risposta. E in compenso, però, vediamo che ci sono atti di contrizione istituzionali per la morte dei pericoli della nazione, ma per fortuna qualcuno ancora con un po' di coerenza si trova. Se appunto Mario Marazziti chiede, questo deputato di Scelta Civica chiede appunto che vengano fatti i funerali di Stato a queste vittime, c'è appunto qualcuno che, dimostrando sicuramente una certa coerenza, si è ribellato al lutto nazionale, come il sindaco di Gemonio, paese natale di Umberto Bossi, che se spicca in coerenza non spicca come politico e neanche, io direi, in opportunità perlomeno, in correttezza, perché riesce a mettere la bandierina leghista su tutti questi morti per armare l'ennesima invettiva contro il ministro Chienge, il presidente della Camera Boldrini. In Italia non ci facciamo mancare nulla, e meno male che a difesa del suolo patrio dai migranti abbiamo questi amministratori. E comunque pare
che anche persone nate in Italia siano considerate nemici del suolo patrio? Come spiegarsi altrimenti la non cittadinanza da subito per i nati in Italia dai figli dei migranti, cioè i figli dei migranti? Ma quella è un'altra storia, poi neanche tanto altra. Io concludo così, appunto, con queste parole abbastanza amare, che al di là dell'emotivismo, che non sempre poi è criticabile, ma che sicuramente è la cosa più spontanea che viene dopo una cosa simile, e che potrebbe perlomeno convogliare verso delle riflessioni sulla correttezza, sull'opportunità, sulla efficienza, efficacia di certe normative. Ecco, al di là di questo emotivismo, anche a me, probabilmente la persona che si fa prendere un po' dell'emotività, ho voluto dirvi, perché senz'altro questa cosa è stata, a mio parere, una cosa gravissima. Peraltro è soltanto l'ultima di una di queste vere e proprie stragi dell'indifferenza, che vedono a questo punto spiccare soltanto positivamente le popolazioni locali del sud Italia, che quando possono intervengono con atti che a questo punto assumono veramente una veste di eroismo, proprio perché se veramente non è scontato, non è più scontato che si dia una mano a una persona che sta per morire perché è affogata, ecco, anche gli aiuti che sono stati anche documentati con dei video di persone che stavano quasi a riva, ma stavano affogando, aiuti venuti dai bagnanti durante l'estate, veramente diventano atti di puro eroismo in questo paese. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio ovviamente la regia di Donato Volpicella. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da solo e da sola, e sarebbe utile che vi iscriveste per darci anche nuove idee, per poter continuare. E vado a illustrarvi rapidamente il palinsesto. Dopo, appunto, questo spazio, alle 20:45 più o meno, o qualche minuto in più, Voci Transnazionali, parleremo di Iran, e abbiamo intitolato questa trasmissione Ancora la tempesta, ma sempre nel bicchiere. E sarà una conversazione, appunto, che condurrò con Esmail Moaddes, portavoce dell'Associazione dei Laureati Iraniani in Italia. Alle 21:15, spazio Economia e Mercati Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Paociuro. Alle 21:45, Voci Radicali, conversazione con un radicale ecologista. Avremo Fabrizio Cianci, segretario di Radicali Ecologisti, Democrazia Europa e Impresa. Parleremo, appunto, delle attività recenti che questa associazione Radicali Ecologisti ha intrapreso, localizzate soprattutto a Roma. Alle 22:15, le note di lettura, consueto appuntamento condotto e curato da Giancarlo Calciolari. Il libro che commenterà Giancarlo questa sera è Il nuovo bonton a tavola e l'arte di conoscere gli altri, un libro di Roberta Schira, editore Salani, è un libro del 2012. Prevediamo verso le 22:30, se non abbiamo problemi, e speriamo di non averne, la fine delle trasmissioni. A questo punto io vi ringrazio, vi invito a continuare a seguire Libri TV, e restituisco la linea alla regia. Grazie ancora.